È il nuovo sogno rosso nel cassetto di tutti coloro che amano le belle automobili. E a pochi mesi dalla sua presentazione, la lista d'attesa per entrarne in possesso è già completa. È la 550 Maranello, la nuovissima regina della Ferrari, pronta a ruggire, nel secondo millennio, sulle strade di tutto il mondo. È stata presentata il 20 luglio 1996 sul circuito tedesco del Nürburgring, dove le Ferrari Sport di Formula 1 hanno ottenuto in passato prestigiosi successi. Circuito che stiamo percorrendo proprio a bordo della 550 Maranello. La 550 Maranello, che in pratica ha sostituito nel listino Ferrari la 512M, ultima erede della testa rossa, completa il rinnovo di gamma, voluto dal presidente Luca di Montezemolo e iniziato nel 1992 con la presentazione della 456 GT. La revisione dei modelli è poi proseguita nel 1994 con l'uscita delle F355 in versione berlinetta e targa e nel 95 prima con la presentazione della supersportiva F50 e infine con quella della F355 Spider. Nata con la sigla di progetto F133, ancor prima del suo debutto a Nürburgring, si sono fatte molte congetture sul suo nome. Si è detto che avrebbe potuto chiamarsi Enzo, per ricordare Ferrari, fondatore della casa automobilistica, scomparso nel 1988, ma si è mormorato anche che avrebbe potuto essere denominata con nomi ormai mitici di vetture del cavallino rampante, come GTO, Daytona e Testa Rossa. A sorpresa, invece, è stata chiamata 550 Maranello, dove 550 deriva dai 5.474 cm3 della cilindrata e Maranello vuole essere un omaggio alla cittadina dove ha sede la fabbrica di auto forse più nota nel mondo. Un particolare, come si legge sulla console all'interno dell'abitacolo, la M di Maranello è minuscola. Mentre ammiriamo nel suo grintoso aspetto questa berlinetta a due posti, cerchiamo di capire perché i tecnici Ferrari che l'hanno progettata, in collaborazione con Pininfarina, hanno scelto di adottare per questa trazione posteriore il motore in posizione anteriore. Con la 456 GT, la casa del cavallino rampante era già tornata al motore anteriore, abbandonando la posizione posteriore centrale, utilizzata sui modelli Mondial. Si trattava però pur sempre di un'auto 2+2. Sulle Gran Turismo sportive a due posti, invece, era dal lontano 1973, anno di uscita sul mercato della 365 GT4 BB, che il motore 12 cilindri era rimasto posteriore centrale, dando origine ai vari modelli della BB prima e della Testa Rossa poi. Quelle super berlinette, simboli degli anni 70 e 80, erano spesso però acquistate solo per ostentare benessere e poco impiegate come mezzo di trasporto veloce e giornaliero. Oggi sarebbe impensabile invece guidare una Gran Turismo nel cui abitacolo si soffochi dal calore e in cui sia assordante il rumore del motore alle proprie spalle, o un'auto in cui il bagagliaio sia pressoché assente e in cui la scarsa visibilità crei problemi di guida nel traffico caotico delle moderne città. E quelli enumerati sono inconvenienti dovuti proprio al collocamento posteriore del propulsore. Ecco quindi necessario un ritorno al passato, alle berlinette dove, come diceva Enzo Ferrari stesso, sono i buoi a trainare il carro. Nel caso della 550 Maranello, parafrasando un noto film, si dovrebbe però parlare di un ritorno al futuro, e cioè di un'auto proiettata nel 2000, in grado di offrire al tempo stesso sensazioni di guida sportiva e comfort. Il mercato tedesco per la Ferrari è quello più importante in Europa e quindi non a caso è stato scelto per la presentazione ufficiale della 550 Maranello il vecchio e tortuoso circuito del Nürburgring, che coi suoi 21 km risulta essere il più lungo del mondo. All'evento erano presenti tra gli altri gli ex campioni del mondo di Formula 1 Scheckter e Lauda,
e i piloti dell'odierna monoposto di Maranello, Irvine e Schumacher. Esaminiamo ora le caratteristiche estetiche della 550 Maranello, che in alcuni elementi richiama alla mente vetture del passato del cavallino rampante. Gli sfoghi d'aria del motore sulla fiancata ricordano infatti quelli già impiegati prima sulla GTO e poi sulla 275 GTB. L'ampia presa di alimentazione del motore riconduce ad altre GT di Maranello e nuovamente alla GTO. I fari omofocali a vista e non a scomparsa sono una novità e sono integrati nella carrozzeria. La parte anteriore, su cui spiccano due cavallini rampanti, è caratterizzata anche da una griglia che copre il radiatore dell'acqua, ai lati della quale sono posizionati i due fari fendinebbia. Un piccolo spoiler nella parte inferiore chiude il frontale, su cui si trovano due piccole prese d'aria ovoidali per il raffreddamento dei freni. La parte posteriore, su cui risalta un cavallino rampante argenteo, è caratterizzata dai tradizionali gruppi ottici circolari e da un labbro sporgente sopra il cofano del bagagliaio. Questo piccolo spoiler spezza la coda tronca, che, simile a quella della 456 GT, al tempo stesso richiama ricordi del passato, Legacy Daytona. Sul labbro inferiore, infine, spuntano dalla carrozzeria i due gruppi dei tubi di scarico. I cerchi, con le tradizionali cinque razze, sono realizzati dalla Speedline in magnesio. Per definire le linee di questa Gran Turismo, sono servite ben 4.800 ore in galleria del vento per poter conciliare le esigenze stilistiche con quelle dinamiche, con l'obiettivo di far rendere al meglio il potente 12 cilindri, progettato in stretta collaborazione dall'ingegner Lombardi, ex tecnico in Formula 1, e dall'ingegner Dominici. Ed ecco dunque il cuore dell'ultimissimo bolide rosso di Maranello. Rompendo con la tradizione dei 12 cilindri boxer, cioè a cilindri contrapposti o a V di 180 gradi, come dir si voglia, montati sulle serie della BB e della testa rossa, il propulsore della 550 Maranello si presenta con i 12 cilindri posti in due bancate a V di 65 gradi. Ha una cilindrata complessiva di 5.474 centimetri cubi e deriva da quello che muove la 456 GT, ma con importanti innovazioni che di fatto lo rendono sensibilmente diverso. L'aspirazione, infatti, è del tipo a geometria variabile e ciò contribuisce ad aumentare coppia e potenza, ottimizzando le prestazioni a tutti i regimi. Sempre rispetto al motore della 456 GT, è stato poi aumentato il rapporto di compressione. Infine la testa, a quattro valvole per cilindro, dotata di punterie idrauliche, deriva direttamente da quella del motore 3500 V12 impiegato in Formula 1 nei primi anni 90. L'alimentazione è garantita da un sistema integrato di iniezione ad accensione Bosch Motronic M5.2. Per scendere nei dettagli, c'è da dire che monoblocco, teste e coppa dell'olio sono in lega leggera con canne dei cilindri in alluminio riportate a umido e rivestite in Nicasil. E l'albero motore appoggia su sette supporti di banco mediante cuscinetti antifrizione, che le bielle sono in lega di titanio e che i pistoni, realizzati dalla Mahle in lega d'alluminio forgiato, hanno un cielo di forma particolare per aumentare il rendimento della camera di scoppio. Il tutto si traduce in una potenza massima raggiungibile di 485 cavalli a 7.000 giri al minuto e in una coppia massima di 58 kg a 5.000 giri al minuto. Non c'è dubbio che la 550 Maranello debba essere considerata l'ammiraglia delle vetture offerte dalla casa del cavallino rampante, perché mentre per l'F50 si deve parlare di una vera e propria Formula 1 a ruote coperte riservata a pochi fortunati, per la 550 Maranello si può parlare di una vera Gran Turismo usabile quotidianamente, una Ferrari prodotta in almeno 700 esemplari all'anno e che guarda i mercati mondiali alle porte del 2000. Per questa ammiraglia il coefficiente di penetrazione aerodinamica, il cosiddetto CX, risulta di 0,33. Nello studio dell'ottimale forma aerodinamica, i tecnici si sono posti anche gli obiettivi di mantenere invariato il carico verticale sulle ruote, indipendentemente dall'assetto della macchina, e di ottenere una bassa sensibilità alle raffiche laterali di vento.
Obiettivi raggiunti anche grazie all'elevata rigidità del binomio telaio tubolare in acciaio e carrozzeria in lega leggera d'alluminio, saldata al telaio stesso con l'ausilio di una speciale lega denominata Feran. Diamo ora uno sguardo all'abitacolo della 550 Maranello. Anzitutto, l'accesso risulta comodo e non richiede i contorsionismi richiesti spesso sulle berlinette delle passate generazioni a motore posteriore. Sulla console centrale, ben in vista, sono i tasti per la regolazione degli specchietti retrovisori esterni, per l'accensione dei fendinebbia e quello per le luci in situazione di emergenza. Nella parte superiore della console ci sono i quadranti della temperatura dell'olio, del livello carburante e quello dell'orologio. Tutti gli strumenti, anche quelli nel cruscotto, sono di tipo analogico. L'impianto radio è fornito di serie, corredato di lettore di compact disc. I tasti di servizio, alcuni dei quali, come vedremo tra poco, di fondamentale importanza su questa vettura, sono in evidenza e a portata d'uso sempre sulla colonna centrale della console, sotto le bocchette dell'impianto di climatizzazione. Il volante, fornito di airbag, è di nuovo disegno e dispone di regolazione sui due assi. Dietro a questo, nel cruscotto, vi sono il tachimetro e il contagiri e due piccoli quadranti circolari per la temperatura dell'acqua di raffreddamento e per la pressione dell'olio del motore. Come da tradizione, l'asta della leva del cambio a pomello è inserita nella griglia a settori. Dietro ai sedili, un ripiano consente di bloccare eventuali bagagli con due cinghie. I sedili, in pelle Connolly, dispongono di 5 regolazioni assistite elettricamente. L'airbag è fornito di serie anche per il passeggero. Sulla 550 Maranello sono presenti soluzioni tecnologiche di assoluta avanguardia che consentono una guida più sicura e più confortevole, come ormai richiedono anche clienti che amano le auto sportive grintose, con molti cavalli a disposizione. Prima di esaminare queste novità, però, è opportuno parlare delle sospensioni, che sono a ruote indipendenti sia sull'avantreno che sul retrotreno, con geometria a parallelogrammi trasversali e bracci triangolari e con ammortizzatori in alluminio a gas con molle elicoidali coassiali e barre stabilizzatrici sia anteriormente che posteriormente. Queste sospensioni sono però dotate di un sistema di variazione di taratura degli ammortizzatori, che può essere scelta dal pilota stesso, azionando un interruttore presente sulla console indicato con la sigla Sport. A sua disposizione, infatti, ci sono una regolazione costante d'assetto normale, confortevole, e una sportiva, più rigida. Operata la scelta, una centralina elettronica comanda attraverso 4 motori elettrici la variazione di taratura di ogni singolo ammortizzatore, tenendo conto di vari parametri come l'accelerazione verticale, l'angolo di sterzo, la posizione della farfalla nel condotto di aspirazione e la pressione nel circuito dei freni. In queste considerazioni sull'assetto bisogna anche ricordarsi di quella che i tecnici hanno definito la sesta faccia di questa berlinetta, e vale a dire il sottoscocca. Sfruttando l'esperienza accumulata in Formula 1, il fondo è stato carenato, lasciando solo degli sfoghi necessari a dissipare il calore dei 12 cilindri, con l'obiettivo di eliminare, con quello che viene definito tubo aerodinamico Venturi, tra il terreno e l'auto, l'effetto portante che causerebbe a forte velocità un possibile innalzamento del muso. La carenatura del fondo, unitamente all'impiego di una carreggiata anteriore più larga della posteriore, hanno contribuito a rendere la vettura stabile anche quando si affrontano curve veloci. La sigla ASR deriva dal pressoché impronunciabile tedesco Anti-Schluff-Regulierung, sistema antipallinamento studiato dalla Bosch. La Ferrari, proprio in collaborazione con la stessa Bosch, ha sviluppato un inedito sistema ASR di antipattinamento delle ruote motrici, inseribile o disinseribile con un tasto di servizio, posto sulla console centrale.
Anche in questo caso, a disposizione del pilota, ci sono la posizione normale con l'apparato inserito e quella sportiva, per chi voglia provare da solo a domare i molti cavalli a disposizione. Solo sulla 550 Maranello è possibile questa alternativa. Il sistema deriva da quelli definiti anti-spin e usati in Formula 1 anni fa, quando il regolamento li consentiva. Naturalmente, abbinando la SR con una delle due previste regolazioni costanti d'assetto, si può passare da una guida confortevole, paragonabile a quella di berline d'alta gamma, a una guida del tutto sportiva, con sgommate esagerate assicurate. Il bagagliaio è piuttosto capiente e come optional è fornito un set di valigie che vi si adatta perfettamente. Vi è poi un ripostiglio per porre una fornitissima cassetta per attrezzi. Su un lato del vano bagagli si trova invece l'elemento base dell'impianto di Compact Disc. Una comoda borsa contiene il telo coprivettura e se i bagagli sono tanti si può sempre ricorrere al piano con cinghie dietro i sedili. Per quanto riguarda le prestazioni, la 550 Maranello raggiunge come punta massima di velocità i 320 km all'ora. In accelerazione, invece, si passa da 0 a 100 km all'ora in soli 4,4 secondi, mentre si raggiungono sempre con partenza da fermo rispettivamente i 400 metri e il chilometro in 12,5 e in 22,5 secondi. A tal proposito, il miglior tempo segnato dalla 550 Maranello a Fiorano, la pista privata di collaudo della Ferrari, è inferiore di oltre 3 secondi al miglior tempo segnato dalla 512M, l'ultima erede della testa rossa ormai uscita di produzione, che, anche nelle prove di accelerazione, mediamente è stata più lenta da 2 a 3 decimi di secondo. Completando la panoramica sulla meccanica della protagonista del filmato, bisogna aggiungere che la trasmissione è di tipo classico, con il gruppo cambio differenziale sistemato sul retrotreno. La frizione è del tipo monodisco a secco e il cambio è a 6 marce sincronizzate più la retromarcia. Lo sterzo a pignone e cremagliera è dotato di un sistema di idroguida tachisensibile, in grado di variare la percentuale di servoassistenza in riferimento alla velocità dell'auto. La lubrificazione del motore è a carter secco. I freni Brembo sono tutti e quattro a disco autoventilanti e forati con ABS. La scelta di costruire vetture Ferrari a motore posteriore centrale negli ultimi anni era dovuta anche al fatto che non ci sarebbero stati pneumatici adeguati a sopportare elevate potenze offerte da un propulsore collocato anteriormente. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante e quattro grandi case di pneumatici, in collaborazione con la casa del cavallino rampante, hanno omologato gomme specifiche per la 550 Maranello. Sono la Bridgestone, la Goodyear, la Pirelli e la Michelin. Che in Ferrari sia iniziato un nuovo corso lo dimostra anche l'ampia possibilità di gamma di colori che viene offerta sia per la carrozzeria esterna che per gli interni. Ben 18 per il rivestimento in alluminio e 12 per gli eleganti abitacoli. Della 550 Maranello ci si può innamorare a prima vista. È quanto è successo a Michael Schumacher, pilota ufficiale del cavallino rampante, che ha desiderato subito entrarne in possesso. Il tedesco ha poi scommesso che Luca di Montezemolo, presidente della Ferrari, gliel'avrebbe regalata se fosse riuscito a vincere due Gran Premi di Formula 1 consecutivi nella stagione 1996. Dopo le splendide vittorie di Spa e di Monza, Montezemolo ha dovuto tener fede alla scommessa e Schumacher ha così risparmiato gli